E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui siamo su Black Ops 4 e in cui andremo a provare lo specialista battery, specialista che c'era anche in Black Ops 3 e di cui adesso andremo subito a vedere le abilità. Come equipaggiamento speciale abbiamo una granata a grappolo, essenzialmente una granata che possiamo lanciare e appiccicare anche ai muri e che rilascia tante piccole granate che appunto vanno a uccidere i nemici. L'arma è la solita macchina da guerra, quindi lanciagranate che sciotta i nemici. Battery la accompagniamo con una mitragliatrice, il Titan, una mitragliatrice veramente veramente molto buona, la prima mitragliatrice tra l'altro del gioco, a cui ho messo anche caricatori aumentati, quindi abbiamo autonomia di colpi veramente infinita e un lanciarazzi che in realtà non so quanto userò, però non l'ho mai usato, quindi vedremo. Andiamo subito a trovare una partita e iniziamo. Ok, andiamo subito. Allora, questa è una mitragliatrice, quindi abbastanza pesante, si muove abbastanza lentamente, quindi dobbiamo riuscire a mantenerci non troppo vicini perché altrimenti ci troviamo abbastanza in difficoltà. Ok, dubbio. Sparo. Bisogna ricaricare proprio solamente a mali estremi perché. Madonna, 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 fuggi. Cioè, dobbiamo caricare solamente a mali estremi, cosa che non ho appena fatto. E una cosa che mi dà fastidissimo in questo gioco è il fatto che quando abbiamo iniziato a ricaricare non possiamo smettere. Perlomeno questo che penso io. Devo ricordarmi di non ricaricare, perché se mi metto a ricaricare con quest'arma è la fine, perché ci mette i secoli per ricaricare. E se non posso nemmeno smettere. Beccatevi una Fuggi. granata a grappolo. Ok, ho preso qualcuno. Mina Uno l'ho mesh fa distrutta. distrutto una mina mesh. Non ci sto credendo. Però devo dire che è veramente potente come arma. Devo dire, dicevo che è veramente potente come arma. È una mitragliatrice, quindi è ovvio. Però ci sta, mi piace. Perché comunque non è troppo difficile da usare. Non è troppo pesante. Si muove abbastanza. Se riusciamo a mirare nel momento giusto, dalla distanza giusta. Anche dalle corte distanze, corte cortissime, diciamo, ci si riesce ad arrangiare. Dalle lunghe, ovviamente, scioglie. C'era un tizio là. Eccolo. No, ho ricaricato perché sono stupido. Il lanciarazzi vorrei provare a usarlo, ma sinceramente non. Boh. Cioè, non so quanto possa essere utile. Proviamo. Suicidio. Sensore Ok, fuori invece uso. no, ho fatto fuori un dardo sensore. Addirittura, quanto forte. Riproviamo. Puntiamo all'uccisione. No, meglio di no, meglio di no, meglio di no assolutamente. Attenzione, è attivo un segnale tattico nemico. Niente, questo mi ha fatto. Cioè, questo col cecchino che è veramente fastidioso. Diciamo che il lanciarazzi non è proprio l'arma migliore in questo gioco, come non lo era in realtà nemmeno in Black Ops 3. Come penso che non lo sarà mai. Questo è. Madonna, è un mostro col cecchino. Proviamo. Granata Una grappolo granata a partita. grappolo. La granata a grappolo, insomma, non è che faccia tutto questo danno. Perlomeno non è che ti ho fatto tutte queste kill io. Aia, aia, aia. Ce l'ho dietro, ce l'ho dietro, ce l'ho davanti, ce l'ho ovunque. Niente. Erano tipo in quattro? Quanti? Boh. La granata a grappolo, dicevo, insomma, non è che sia chissà che grandissima abilità. Preferisco molto una mina mesh o anche l'abilità del firebreak, quindi il nucleo reattore. Ok, si è caricato la macchina da guerra. Ecco, dalle corte distanze, ragazzi, ve l'ho detto, non è che sia chissà cosa. Però è sempre quel tizio che prima non moriva, quindi non. Boh. Ora vorrei provare a flankarli e andare di macchina da guerra. Perché lì ne vedo. Anzi, non andiamo subito così, Facciamo va. casino. Sensore nemico neutralizzato. Ok, Stiamo ho fatto perdendo. un po' di danno. No, tizio infame. C'è da dire anche che la granata grappolo non va chissà quanto lontano, eh. E anche questo potrebbe essere un lato abbastanza negativo. No, chi c'era? Ce n'era uno a sinistra, che non l'avevo visto. Sto facendo 18 kill e non so errato perché non me lo fa vedere. Mannaggia, uccisione confermata, che modalità orribile. Il bello di quest'arma è che ha anche una durata molto molto alta. Ok, nice. Diamoci un po' di vita. No, ho sbagliato. Ti prego, almeno quelli facciamoli. L'ho uccisi? No. Però ho fatto una mina mesh. Continuo a fare mini mesh. Cioè, ormai faccio solamente mini mesh. Doppia uccisione come? Boh.
Faccio solamente mini mesh con la granata grappolo. A quanto pare serve solo a quello. Perlomeno a me serve solo a quello. Quello intanto l'ho fatto mentre l'altro mi uccideva. 25 kill, mica male ragazzi. Non sto giocando per niente male. Questa mitragliatrice mi sta piacendo parecchio. Ce l'ho dietro, ce l'ho dietro, ce l'ho dietro. Non ce n'è uno là, mi sembra di aver sentito, no? Tra l'altro con il fatto che ha il caricatore aumentato, cioè se gli mettete anche il caricatore aumentato è devastante. Perché a 100 colpi, cioè li finite l'anno prossimo. Se non vi sbagliate come faccio io a ricaricare ogni volta, è veramente qualcosa di mostruoso. Magari vi conviene ovviamente tenervi dalle medie lunghe distanze, perché non riuscite altrimenti a regolarvi bene, dato che non si muove molto velocemente questo mitraglione. Per quanto riguarda invece il battery, vabbè, l'arma la conosciamo, è la macchina da guerra, la mitica macchina da guerra che tutti usano in Black Ops 3 e che essenzialmente è quella, non cambia di molto. La granata grappolo, insomma, la uso maggiormente. Quello che riesco a farci è le abilità. Le granate mesh, le mini mesh, tutte le cose piazzate. Qui c'era il mondo. A cane di merda, muori. Madonna, è morto il padrone. Ok, è morto anche il cane. È morto. Sono morti tutti, no? Che è successo? Non ho capito. Ok, proviamo di granata grappolo. Chi è che mi ha preso? Non l'ho minimamente visto. Sapevo nemmeno se potesse salire in quel punto. E niente, abbiamo perso. Uccisione confermata mai più, ragazzi. Ho fatto 30 kill, quindi non male. Non so il ratio, non so per quale motivo non me lo dice, un'uccisione confermata. Però devo dire che battery, insomma, non mi piace tantissimo come specialista. Mentre invece la mitragliatrice Titan mi piace veramente, veramente parecchio. Perché fa veramente tanto danno. Basta mantenerci un po' dalle mappe un po' più larghe. Però riusciamo a fare veramente, veramente male. Quindi ragazzi, questo era il video, io spero che vi sia piaciuto. Se questo è stato, lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.